abbiamo due miracoli viventi che proprio Dio nella nostra vita. Quando la parola di Dio è entrata nei nostri cuori 11 mesi fa, sono cresciute queste due piante che crescono ogni giorno. Mi scusate, mi hanno di gioia perché sono lacrime anche del giorno che adesso cresce nei nostri cuori tutta la gioia, che una gioia immensa che ha fatto Dio per noi. Noi siamo salvati per la grazia di Dio in Cristo. Noi abbiamo scelto Cristo nella nostra vita per sempre. Due anni fa non abbiamo conosciuto niente di Dio. Non abbiamo conosciuto una parola della Bibbia. Quando questo seme è seminato nei nostri cuori, nella nostra vita, noi siamo cresciuti. Abbiamo fame, io ho iniziato anche con mio marito per comprendere la parola di Dio. Che conosco adesso nella grazia, per la grazia del nostro pastore, dei nostri fratelli della Chiesa di Roma, che sono impegnati per la volontà di Dio, per fare crescere ogni giorno di più. Noi non abbiamo saputo anche come si prega, sono passati 12 mesi. E questo è un miracolo. Dio mi ha liberato a me, mi ha fatto una meraviglia. Noi siamo due miracoli viventi, perché la parola è seminata, noi abbiamo accettato Dio insieme, questo è un miracolo, perché non tutti i casi Dio salva noi mariti. Potevo credere io, non credevo, però non ho un problema. Io noi abbiamo scelto la strada di Dio, la strada stretta verso il nostro Dio, verso la mia speranza, la mia speranza, la mia vita eterna che io desidero. Noi abbiamo. Viviamo in questo mondo, però non facciamo parte di questo mondo. Per noi solo Dio. Dio mi ha dato la felicità e una gioia dentro di me. Non mi capisce nessuno. Vivo in questo mondo, però io non faccio parte. Non mi interessa che mi offra il mondo. Io voglio tutto che mi dà. Dio mio Signore Gesù Cristo è mio Salvatore. Nessuno mi salva. Nessuno non mi ha amato, anche la mia famiglia non mi ama, ma ama il mio Signore. È un amore che non si comprende le parole. Dio ha fatto un miracolo dentro di noi. Io ringrazio a Dio ogni giorno. Noi seguiamo a sua strada, a sua via. Noi vogliamo essere fedeli per tutta la nostra vita, per fare la sua volontà, per fare i suoi insegnamenti della Bibbia. Questa è la parola della Bibbia, che è vera, che ne offre il mondo. Noi niente. Questa è la parola. Questa mi dà la speranza, io c'è le gioie, così in lacrime le gioia. Ringrazio a Dio per tutto che mi ha dato. Quando noi amiamo Dio, io amo Dio con tutto il mio cuore. Io posso amare tutti, anche la famiglia, anche i nemici, io posso amare. Noi preghiamo per tutti, per perdonare, ci deve aprire il cuore. Dio mi ha aperto il cuore a me, al mio marito, per sempre. Noi amiamo Dio con tutto il nostro cuore. Io adesso davanti a voi, davanti a Dio, io il mio cuore, ve lo fa mio Signore che mi ha salvato. Dio è per tutto per me. Ringrazio di tutto il mio cuore, di tutto che ha fatto per noi. Io un miracolo, qua avete due miracoli di me che ha fatto. Anche mi ha liberato, Dio mi ha liberato perché io fumavo. Io 6 mesi ho pregato a Dio, aiutami, che io non potevo, non staccare, non può fare nulla. Noi non possiamo fare nulla senza Dio. Mi pregavo ogni giorno, Dio aiutami, sono debole, aiutami. Un giorno, dopo 6 mesi di preghiera, io e mio marito facciamo preghiera ogni giorno a casa, con cuore, con le lacrime. E dopo 6 mesi Dio mi ha liberato, in tre giorni mi ha ammalato, dopo basta, sono liberato. Perché tutti abbiamo una qualcosa per essere liberati, tutti, perfetto, non nessuno. Adesso noi preghiamo tutti i giorni al Signore perché siamo peccatori, per lavare i nostri peccati tutti i giorni, con il sangue prezioso di Gesù, perché per questo è molto Gesù. Noi siamo, non viviamo peccato, peccatori siamo tutti, non viviamo un peccato come offre il mondo. Un mondo di peccato, noi non vogliamo questo, vogliamo essere di Dio. Il mio cuore, i nostri cuori, mettiamo avanti al nostro Signore, per sempre. Io voglio seguire il mio Dio, per sempre voglio amare. Gloria a mio Dio, tutta la gloria per il nostro Dio, per il mio Signore, per lo Spirito Santo. Amen. Pace a tutti. Amen. Grazie.